L'aspetto paradossale in tutta questa vicenda, stavo pensando, è che noi ci troviamo di fronte a un'amministrazione che ha fatto dell'ambiente, dell'ecologia, della tutela, va bene, dell'aspetto ambientale, dell'aspetto bucolico del territorio, la loro prima bandiera. Noi proprio nell'ultimo consiglio, come sapete, abbiamo approvato all'unanimità una delibera per far fronte a quelli che sono gli sconvolgimenti climatici, no? Quindi è una cosa che era già in gestazione da mesi. Allora, è vero, siamo di fronte a uno sconvolgimento climatico, lo sappiamo, ce lo dicono i meteorologi, gli scienziati, ma a maggior ragione nel momento in cui un'amministrazione dovrebbe avere avuto questo tipo di sensibilità, non si riesce a capire come delle due l'una: o ci siano state delle grandi balle, va bene, nel raccontare gli eventi e nel raccontare la scaletta, va bene, dei fax, delle telefonate, eccetera, oppure c'è stata una grandissima negligenza nella catena di trasmissione delle comunicazioni. Allora, io non vorrei essere nei panni del sindaco in questo momento, però il sindaco è lui e quindi deve avere la forza e la responsabilità di far fronte a questo tipo di eventi. E mai come in questo caso è giusto quello che hanno detto i colleghi, cioè noi dobbiamo avere la chiarezza, la trasparenza di dire le cose come sono, ma per che cosa? Non per della sterile polemica politica, per evitare che in futuro succedano queste cose, per imparare, va bene, per far sì che le metodiche, i protocolli vengano perfezionati a tal punto da far sì che questi eventi difficilmente potranno essere evitati, lo sappiamo, però contenuti e limitati quanto agli effetti sì, perché se soltanto noi avevamo 24 ore, 10 ore di anticipo, va bene, di allerta, per dire ai nostri concittadini: scusate, spostate le autovetture, mettete dei sacchi di sabbia davanti a casa, agli anziani comunicate che difficilmente potranno avere. Un'altra questione, io ho visto che il fax della prefettura è stato inviato anche alla Telecom. Allora, la Telecom, scusate, sapendo che aveva una cabina in una zona esondabile e che era in previsione, non poteva in qualche modo correre ai ripari? Lasciamo stare il backup che non si poteva certamente mettere in atto nel giro di 24 ore, però comunque trovare delle protezioni nella centralina di Via Po lo poteva fare, secondo me, e gli è arrivato questo fatto e non è stato fatto. Allora, mettiamoci tutti un attimino in maniera rilassata, in maniera razionale, ad elaborare dei piani, ad elaborare delle situazioni che in un qualche modo possano evitare in futuro di avere dei disastri come quello che abbiamo avuto. Per quanto riguarda il sindaco, sono d'accordo anch'io. Allora, valutiamo con razionalità le cose che sono avvenute, e lo dice uno che ne ha subite di tutte e di ogni, ma a questo punto, nel momento in cui dovesse verificarsi o dovesse accertarsi che ci sono state negligenze, gravi inadempienze da parte di chi è il primo, va bene, che dovrebbe tutelare la sicurezza del nostro territorio, allora certe conseguenze dovranno essere tratte. Purtroppo funziona così.